Venerdì 25 dicembre, nel giorno del Santo Natale, avremo dell'instabilità dalle prime ore del mattino causata dall'entrata di aria fredda da nord-est con rovesci sparsi e intermittenti. La neve cadrà dagli 800-900 metri. Nel primo pomeriggio i fenomeni si faranno via via più diffusi su tutta la provincia. Raffiche di vento, di bora e deciso calo delle temperature. La neve si porterà a quota 400-500 metri, anche più bassa la sera sui colli iberici prima dell'esaurirsi dei fenomeni. Le maggiori precipitazioni le vedremo sul Vicentino occidentale e meridionale, con picchi di 15-20 mm di pioggia, attesi 5-10 cm di neve sopra i 600 metri. Sabato giornata serena, limpida, per correnti secche da est, brusco calo delle temperature, soprattutto la sera, quando si andrà ampiamente sotto zero. Anche in pianura le massime non andranno oltre i 5 gradi. Domenica sul Vicentino la mattina il cielo si presenterà sereno con forti gelate, date le temperature tra meno 3 e meno 5. Da metà giornata da ovest arriveranno delle velature del cielo con nubi sempre più compatte dal tardo pomeriggio, per l'approssimarsi di una decisa perturbazione nord atlantica. Per quanto riguarda la tendenza, lunedì mattina ci sveglieremo sotto una fitta nevicata e i fenomeni saranno in esaurimento verso l'ora di pranzo. Alcune zone di pianura vedranno accumuli nevosi superiori a 10-15 cm. In collina sopra i 400 metri si potranno raggiungere 30-40 cm. Risvolti nevosi a bassa quota, anche durante il proseguo della settimana il clima rimarrà freddo per molto tempo.